Presidente Marsilio, cresce la famiglia di Fratelli d'Italia, oggi l'ufficialità del passaggio proprio nel partito di un assessore del Comune di Chieti e di due consiglieri. Sì, è una famiglia che cresce, un progetto che convince sempre di più, anche il risultato delle elezioni europee ha dimostrato la solidità del progetto di Giorgia Meloni e i sondaggi subito dopo le elezioni europee ci mostrano ancora in crescita, vuol dire che diciamo, sempre più gente prende fiducia nel nostro progetto politico e questo è un segnale molto positivo. Io spero che questo possa rafforzare non soltanto Fratelli d'Italia ma tutto il centrodestra abruzzese ed italiano. Il passaggio dell'assessore Di Biase in Fratelli d'Italia potrebbe creare qualche problema di rapporti con Forza Italia? Non credo proprio, anche perché lei non faceva parte di fatto del gruppo, è stata una candidatura alle regionali, diciamo in autonomia, viene da un'esperienza civica, quindi non c'è nessun problema. D'altronde, voglio dire, in altre città è successo il contrario e sportivamente siamo qui a, diciamo, ognuno a fare la propria parte, quindi non comprometterà certo l'amicizia e i rapporti con Forza Italia. Il centrodestra unito in Abruzzo ha raccolto grandi risultati, alle regionali, anche a Pescara dove c'era fino a qualche settimana fa una giunta di centrosinistra. Questo cosa vuol dire? È un segnale positivo, io penso che il centrodestra debba, con senso di responsabilità, capire questo peso, questo onere che adesso ha sulle spalle. I cittadini abruzzesi ci stanno dando grandi consensi, anche le elezioni europee hanno dimostrato che la maggioranza assoluta degli abruzzesi sono con il centrodestra, le città dove siamo andati uniti le abbiamo vinte al primo turno e quindi spero che tutte le forze politiche del centrodestra abbiano l'intelligenza e la lungimiranza di guardare avanti e di utilizzare questo grande consenso per realizzare cose importanti.